Ubuntu nel panorama Linux riveste un ruolo fondamentale da quasi 20 anni, facile, stabile e con una comunità di utenti tra le più ricche e generose. Ma Canonical, la società che lo rilascia, non è apprezzata da una parte della comunità Linux ed è perfino definita come la Microsoft di Linux. Perché? Le solite questioni filosofiche del mondo Linux o ci sono aspetti pratici? Vale quindi la pena usare Ubuntu o è meglio scegliere altro? Proviamo a rispondere. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Ubuntu nasce nel 2004 su iniziativa dell'imprenditore sudafricano Mark Shuttleworth, che fonda nell'isola di Man Canonical Limited. La startup ingaggiò fior di programmatori per lavorare sul codice open source della concomitante versione non stabile di una storica distribuzione GNU/Linux, Debian. L'approccio di Ubuntu alla progettazione del software è stata incentrata fin dall'inizio sull'esperienza di utilizzo e sull'accessibilità anche per gli utenti meno esperti. Questo ha portato alla creazione di una distribuzione GNU/Linux che offre un ambiente familiare e confortevole per gli utenti provenienti da altri sistemi operativi. Con un'interfaccia e strumenti intuitivi, Ubuntu ha abbattuto molte delle barriere tradizionali che potevano scoraggiare i neofiti dall'avventurarsi nel mondo dell'open source. L'utilità di installazione grafica di Ubuntu ha inoltre semplificato notevolmente il processo di configurazione del sistema operativo, rendendo l'esperienza di avvio molto più fluida e accessibile. In questo senso, Ubuntu ha concretamente relegato per la prima volta il terminale e la riga di comando solo alla gestione amministrativa avanzata, con un'interfaccia utente più familiare e meno intimidatoria. A partire dal 2004, per la prima volta, chi si sentiva deluso dai costi e dalle restrizioni di Windows o macOS ha trovato in Ubuntu un'alternativa affidabile e facile da usare. Punti di forza di Ubuntu sono sempre stati l'amplissima compatibilità hardware ed il supporto per la riproduzione di file multimediali di ogni genere. Ciò si deve all'inclusione di driver e cosiddetti codec di terze parti preinstallati che eliminano la necessità per l'utente di cercarli e installarli manualmente in quanto disponibili a fine installazione. Certamente le vicende legate al rilascio di Windows Vista nel 2007 hanno permesso a moltissimi utenti delusi da Microsoft di trovare un sistema operativo già ben rifinito per alleggerire il carico sulle risorse del computer messe a dura prova dal nuovo OS di Redmond. Ubuntu è sempre identificato da un numero di versione che corrisponde ad anno.mese. Una nuova versione viene rilasciata ogni 6 mesi, in aprile e ottobre, .04 e .10. Supporto e aggiornamenti di sicurezza sono garantiti per altri 3. Ma un grande punto di forza di Ubuntu è il suo supporto LTS, Long Term Support, associato esclusivamente alle versioni rilasciate ogni aprile negli anni pari. 22.04, 24.04. Quest'ultima edizione offre aggiornamenti e patch di sicurezza per 5 anni e a pagamento fino a 12, fornendo agli utenti e alle aziende che vi si affidano una stabilità e una continuità a lungo termine che raramente altre distribuzioni possono vantare. È infatti anche per il supporto LTS Legacy, quello di recente ampliato da 10 a 12 anni in ambito server, cloud, internet delle cose e aziendale, che Canonical ottiene profitti fornendo soluzioni e assistenza di livello professionale. Quello che viene definito core business, per definire in modo fico, anzi cool, l'attività principale. La grande diffusione di Ubuntu tra gli utenti Linux porta con sé innegabili vantaggi per un utente anche di derivazioni non ufficiali, come ad esempio Linux Mint. In primo luogo, l'enorme quantità di informazioni e documentazione disponibile in rete, in tutte le lingue. E poi la grandezza e generosità della sua comunità di utenti che nei forum esprime il meglio di sé fornendo supporto in caso di difficoltà o dubbi. Ciò premesso, Ubuntu e Canonical sono tutt'altro che apprezzate da una parte della comunità Linux. Canonical viene talvolta definita come la Microsoft del mondo Linux. C'è addirittura in rete chi si chieda se Canonical sia di proprietà di Microsoft. Canonical e Microsoft hanno un legame ed è sempre più stretto, fatto di molteplici e frequenti annunci negli ultimi anni. Questo è certamente riflesso del cambiamento di rotta e apertura verso l'open source di Microsoft, frutto dell'ingegno dell'amministratore delegato Satya Nadella fin dal suo insediamento, argomento cui dedicherò a breve un approfondimento. E questo legame, tra le altre cose, ha dato di recente vita a Vubuntu o Windows Ubuntu, un sistema operativo clone di Windows su base Linux. Include moltissimi software closed source,
protetti e non trasparenti nei meccanismi di proprietà Microsoft e non, con relative implicazioni su raccolta, trasmissione di dati e sulla privacy che difficilmente associeresti alla natura del software libero. Certo, siamo nel campo delle questioni filosofiche. Può essere questa l'interpretazione di chi cerca in Linux solo un sistema operativo adeguato a mantenere il proprio computer performante più a lungo di quanto non possa fare con Windows. Ma un utente che abbraccia l'open source anche per ragioni di riservatezza, trasparenza dei meccanismi, senza intercettazione e trasmissione di informazioni personali, potrebbe trovarle di rilevanza assai pratica. Non è questione di avere in antipatia i ricchi, anche se Canonical ha ottenuto nell'ultimo anno profitti per 200 milioni di dollari. È che una parte della comunità di utenti privati di Ubuntu si lamenta che l'azienda non li ascolti e non li assecondi, tirando dritto con i suoi piani finanziari piuttosto che porre l'utente al centro dell'attenzione come promesso. E Canonical ha compiuto anche grandi passi falsi e drastici cambi di rotta in ragione del profitto e della convenienza finanziaria. Tra queste, ad esempio, l'abbandono dal 2019 del supporto per architetture a 32 bit, che nessuna edizione di Ubuntu o di derivate, anche non ufficiali, è in grado più di garantire. Desto scandalo il fatto che dal 2012 al 2015 le ricerche effettuate dal menu dell'ambiente desktop Unity dell'edizione principale di Ubuntu erano vendute e finivano in tempo reale nei server di Amazon, che a sua volta restituiva all'interno del sistema operativo prodotti pertinenti. Allora Richard Stallman gridò allo scandalo. Stallman è fondatore della Free Software Foundation e del progetto GNU. A lui si devono tutti i programmi di contorno al kernel di Linus Torvalds e l'opportuna definizione di sistema operativo GNU Linux. Stallman, oltre che un raffinato programmatore, è sempre stato visto come il teorico del software libero e non esitò a definire Ubuntu come spyware. But Ubuntu has an unusual flaw too, which is its spyware. Malicious functionalities to do things like spy on the user. Io non credo ci sia bisogno di essere teorici intransigenti se ciò che fai con il tuo computer viene spiato in tempo reale e ceduto per profitto, specie se sei passato a Linux per liberarti di queste pratiche. La funzione di collegamento ai server Amazon fu rimossa e dal 2015 non è più presente in Ubuntu, che anzi rimosse l'ambiente Unity dall'edizione principale per rimpiazzarlo nuovamente con quello GNOME. Non per il bene degli utenti, ma per porre rimedio all'esodo di massa di molti di loro, che non apprezzavano Unity comunque, verso altre distribuzioni. Il controllo delle attività da parte di Ubuntu, per l'immenso valore economico dei grandi dati di utilizzo, non può essere però dichiarato con certezza un capitolo chiuso. Non rileva più di tanto il fatto che Ubuntu includa, ancora ad oggi, software in formato binario, gli 1 e 0 interpretati dalla macchina come risultato della cosiddetta compilazione del codice sorgente intellegibile dagli umani. Molti di questi binari servono a garantire il supporto di periferiche hardware che i rispettivi produttori proteggono anche legittimamente con licenze commerciali. Perciò è altrettanto legittimo che Canonical pretenda dai team di sistemi operativi basati su Ubuntu, che li ridistribuiscono con il nome Ubuntu, il pagamento di licenze. Ma negli ultimi anni l'attenzione sulla mancanza di trasparenza e implicazioni sulla privacy legate ad Ubuntu si sono più rivolte al centro di installazione software Snap, gestito da Canonical con tecnologie proprietarie nei propri server. Uno store i cui software sono integrati o integrabili, ma sempre meno, anche in distribuzioni GNU Linux differenti da Ubuntu o sue derivate che di Debian non sono nemmeno parenti. Uno store, quello Snap, che restituisce anche a sviluppatori di software di terze parti estranei a Canonical importanti metriche di installazione e utilizzo. È Alan Pope, dipendente Canonical, ad ammetterlo candidamente nel suo blog a proposito dei suoi programmi pubblicati nello store Snap. Parliamo di singoli team o sviluppatori che pubblicano programmi nello store, perché quali informazioni riceva e raccolga Canonical o cosa avvenga nel tuo PC se utilizzi un programma nel formato Snap, nessuno può dirlo. Lo scopo di Snap è lodevole, intendiamoci, è quello di evitare l'incubo dei conflitti software che affliggono l'evoluzione di sistemi Linux e la compatibilità dei relativi programmi, permettendo agli sviluppatori di concentrarsi su una sola versione che funziona ovunque. Diversi utenti si lamentano della lentezza nell'apertura delle applicazioni in questo formato, che sono legate intrinsecamente al meccanismo che realizza e avvia una specie di sistema operativo nel sistema per eseguirle.
Ma non è questo il punto fondamentale per cui molti utenti si allontanano da questo formato. C'è un fatto molto grave legato a quello che ho chiamato l'inganno nel video Ubuntu, gli inganni di Snap e il controllo di Linux. Mi riferisco al fatto che alcuni programmi, tra cui i browser Firefox e Chromium, o il programma di posta Thunderbird, persino nei sistemi derivati da Ubuntu che non dipendono da Canonical, malgrado i comandi per installare le versioni per così dire tradizionali, collegano l'utente allo store proprietario di Canonical, installando invece il formato Snap e senza alcun avviso. Fatto che nel mio video ho documentato nei dettagli, puoi ripetere la prova in autonomia per verificare se dico fesserie. Tanto più grave se un utente spera di essersi liberato da certi meccanismi lasciandosi alle spalle sistemi operativi e software commerciali. In questi ultimi, almeno, l'utente deve scorrere condizioni di utilizzo ed accettarle e sa, o dovrebbe sapere a cosa va incontro. Ubuntu quindi non è un sistema insicuro nel senso che presenti bug o debolezze che lo espongono a rischio di virus, non più di altre distribuzioni GNU/Linux stabili, ma lo è casomai perché ogni meccanismo non trasparente, messo persino a tua insaputa nel tuo computer e che ti impedisce di verificare cosa faccia o come raccolga o trasmetta informazioni, non può definirsi sicuro. Il nuovo scandalo fu messo in luce nel 2019 dal responsabile del progetto Linux Mint, il primo sistema operativo che da quell'anno impedisce non solo l'inconsapevole installazione di software Snap, ma persino quella volontaria. Ed è stato poi seguito da altri progetti come Body Linux, Elementary OS, Pop! OS, KDE Neon, solo per citarne alcuni. Nel video sull'inganno di Snap parlo anche delle alternative percorribili ai programmi in formato Snap, se non ci si accontenta di quelli che sono forniti ufficialmente con la propria distribuzione, che però sono sempre i più sicuri e testati. Insomma, quella del blocco di Snap è solo una delle tante ragioni per cui Linux Mint, che era già il mio sistema operativo dal 2016, lo è ancora. E anche se non sono collegato al team di Mint in alcun modo, il mio parere, tutt'altro che imparziale, non mi porta a suggerire più Ubuntu né una delle sue declinazioni o cosiddetti gusti ufficiali ad un nuovo utente di Linux che cerchi una vera alternativa a Windows o macOS. Lo dico a malincuore, davvero, perché ho sempre apprezzato tantissimo Ubuntu Mate ed il lavoro del suo responsabile team WinPress, come quello delle comunità di utenti che realizzano i gusti ufficiali. Non consiglio quindi Ubuntu proprio per la crescente centralità dei meccanismi proprietari del suo store Snap. Ho anche illustrato come bloccarlo in rimuovere e bloccare Snap da Ubuntu e derivate, ma non è detto che in futuro ciò non possa creare problemi. A partire dalla versione 24.04 di Ubuntu, infatti, anche il meccanismo di stampa CAPS viene integrato e rilasciato solo nel formato Snap. Ciò significa che per evitare tale formato sarà meglio orientarsi su sistemi operativi che, anche se basati su Ubuntu, integrino nell'installazione una versione tradizionale di CAPS. E se già l'installazione dei browser Firefox e Chromium è prevista in Ubuntu nel solo formato Snap, la versione 24.04 aggiunge all'elenco anche il client di posta Thunderbird tra quelli disponibili solo in questo formato. Alcuni sostengono che il formato Flatpak sia in parte preferibile a quello Snap, malgrado la disponibilità di un numero inferiore di applicazioni, perché chiunque può pubblicare liberamente un programma in questo formato in uno degli store che lo supportano senza il controllo di una grande azienda come Canonical. Questo mancato controllo sulle applicazioni pubblicate però può avere i suoi contro, anche se ormai gli eventuali limiti di sicurezza sono spesso associati alla descrizione dei Flatpak. Dall'altro lato, Snap è sottoposto al controllo centralizzato di Canonical e dovrebbe quindi rappresentare una maggiore garanzia sulla sicurezza delle applicazioni installate in questo formato. Però questa centralizzazione non sta impedendo il susseguirsi di molteplici notizie di malware riscontrati nei programmi Snap. E allora dove sono i vantaggi rispetto ai Flatpak di FlatHub? La mia è una domanda retorica perché chi non apprezza Snap molto spesso non apprezza nemmeno Flatpak, sia per una parte di limiti condivisi con Snap, sia perché Red Hat sponsorizza e supporta lo sviluppo di questo formato.
Ma così torniamo alle questioni filosofiche. Con la mia presa di posizione su Ubuntu, consigliandone comunque derivazioni non ufficiali, sono stato criticato. Sputo nel piatto in cui mangio, come si dice nella nostra penisola. E lo farebbero anche le derivazioni non ufficiali di Ubuntu che approfitterebbero del lavoro di Canonical per poi parlarne persino male. A chi ritiene che riusare codice scritto da altri e distribuito con licenza di farlo sia un modo di approfittare, ricordo che l'open source permette, o dovrebbe permettere, a chiunque di studiare il suo codice, riadattarlo, modificarlo a proprio piacimento e ridistribuirlo persino con le proprie modifiche, anche traendone guadagno. Ricordo infatti che Linux Mint ed altre distribuzioni pagano licenze a Canonical per ridistribuirne i driver nei propri sistemi operativi, senza chiedere nulla ai propri utenti e senza spiarli nelle attività al computer. Io uso LMDE, l'edizione di Linux Mint basata direttamente su Debian perché è più veloce e reattiva della sorella Cinnamon, e la questione non mi riguarda più. E se suggerisco derivazioni non ufficiali di Ubuntu è proprio per le ragioni espresse elogiando l'apporto di Ubuntu al software open source per l'incredibile semplicità e intuitività che ha aggiunto a Debian nei desktop Linux. Credo ancora che ci siano buonissime cose in Ubuntu, come l'ultima versione del suo installer grafico Ubiquiti, la sua gestione di driver e codec multimediali prima di altre. Ma ci sono anche tante cose che non mi piacciono e apprezzo i sistemi operativi, che pur mantenendo un vantaggio semplicità tramite le cose buone, vanno in questa direzione, che tolgono inconsistenze, problemi di stampa, telemetrie e i programmi Snap, il cui meccanismo è la principale causa di estrema lentezza e di blocchi improvvisi del sistema in Ubuntu. Problemi che utenti di Mint, Zorin OS, Pop OS, eccetera, non sperimentano. E queste distribuzioni spesso aggiungono qualcosa di migliorativo, come la compilazione dei browser più diffusi e del programma di posta Thunderbird che i loro utenti possono scaricare in formato tradizionale dagli archivi ufficiali o l'integrazione nei rispettivi centri software del formato alternativo Flatpak. Nemmeno Ubuntu esisterebbe senza Debian e i 15 anni di sviluppo di tale sistema operativo universale che di Ubuntu hanno preceduto e consentito la nascita. Anche se ormai con Snap a rimpiazzare di fatto il gestore APT, usandolo addirittura come mezzo per inserire il suo store come una backdoor e trasformare il tuo OS in uno commerciale e sorvegliato, di Debian resta ben poco. Sono di parte, ma ci metto la faccia quando mi schiero. Però mi piace sentire tante opinioni. Eri a conoscenza di questi fatti legati ad Ubuntu? Hai avuto problemi di performance o blocchi del sistema con l'OS di Canonical? Oppure ti tieni alla larga da qualunque distro ne contenga il nome anche in un solo pacchetto? E come me ti tieni alla larga quanto più possibile anche da Flatpak? Oppure ti tieni alla larga da Linux? Faccelo sapere nei commenti e aggiungiamo sostanza al mio monologo. Ti ricordo i riferimenti del blog alternativalinux.it in cui trovare tutorial, le versioni testuali di molti video e tutti i link. La pagina principale del canale che raggiungi cliccando il circoletto verde accanto al titolo del video e dove riesci a farti un'idea rapida dei video già pubblicati, di cui molti ancora attuali e validi. Infine i miei testi su Linux e Linux Mint in particolare, di cui trovi traccia nella sezione libri del blog e nelle librerie online, presto anche in versione cartacea. Infine, grazie per il tempo che mi hai dedicato. Puoi supportare il mio lavoro con un mi piace, condividendo le mie pubblicazioni ed iscrivendoti al canale attivando le notifiche per restare aggiornato. A presto!